Ritorna l'incubo degli incendi nel Vallo di Diano e negli Alburni. Diversi roghi si sono registrati nella giornata di ieri tra Salvitelle ed Auletta, con le fiamme che hanno mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Sul posto la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. A Salvitelle, in località Grotta Rossa, due squadre di volontari della Gopi Ampas sono intervenute prima per circoscrivere e poi spegnere un incendio che minacciava anche le abitazioni. Altro intervento in località Carito. Da questa mattina sono impiegate le squadre antincendio boschivo della comunità montana Alto Medio Seletanagro per la bonifica del terreno e lo spegnimento residuo degli incendi. A Roscigno in fiamme una parte di bosco in località Tesauro ed il sindaco Pino Palmieri denuncia: si tratta sempre dello stesso luogo, sarà anche la stessa persona. Lingue di fuoco anche a Bello Sguardo. E sempre nel pomeriggio di ieri, in località Magorno, a Montesano sulla Marcellana, si è propagato un vasto incendio che, grazie all'impegno di molti cittadini della zona, non ha interessato le abitazioni ubicate nelle vicinanze. I cittadini del posto si sono dati da fare con celerità, cercando di domare le fiamme, utilizzando anche scavatori e trattori con l'aratro per creare delle barriere contro le lingue di fuoco. Altri mezzi sono stati utilizzati per allontanare dalle fiamme alcuni rotoli di fieno e per trasportare cisterne piene di acqua utilizzate per spegnere le fiamme. Sul posto anche gli operai della comunità montana Vallo di Diano, che con impegno hanno affrontato le lingue di fuoco coadiuvati dai tanti cittadini accorsi sul posto. I danni alla vegetazione sono considerevoli: in fumo una superficie consistente di terreno, diversi alberi di cerro e di altro tipo e anche una vigna. Le fiamme hanno sfiorato anche un allevamento di api, le cui conseguenze sugli animali sono da verificarsi.